tutto pronto per l'inizio della 300 classe viva. È la competizione che più ci ha tenuti col fiato sul sospeso. È una competizione che vede Sorrenti davanti 110, 104 Zannoni, 89 Bollani. È una competizione che vede Alfonso Coppola in pole position, Lisci secondo, terzo Sorrenti, poi Zannini, Agazzi, Bollani, Cazzaniga, Cervioni, Zannoni che partiranno a decimo Paoloni. Partiti, via, iniziata la gara. Buono lo spunto da parte di Bollani che lo vedo provare ad andarsene con Coppola. Bollani prova a mettersi subito secondo Sorrenti. Vado a casarsi e allora adesso sarà veramente una gara importantissima. Vediamo Lisci intanto con un onboard, è secondo Nicolò Lisci, davanti c'è Coppola, secondo Lisci, quindi eccoci qua con l'inizio della gara che sarà veramente veramente combattutissima. 11 giri, occhio perché Zannoni è molto attardato e allora noi dobbiamo per forza di cose andare a fare un paio di calcoli per aiutare soprattutto voi che ci seguite da casa, che sapete quanto importante sia l'ultima gara della competizione. Zannoni intanto un po' staccato, si trova in una posizione, sta cercando di risalire su, deve per forza risalire su. Zannoni ha il compito di fare 6 punti in più di Sorrenti e in questo momento è complicatissimo perché Sorrenti veleggia tra la terza e la quarta posizione e sta controllando, spiando quello che fanno lì davanti. Però lo sappiamo, la 300 è una competizione all'interno della quale i piloti, se restano lì, permettono a tutti quanti quelli che sono dietro di rientrare. E allora, se rientri, può cambiare tutto. Se rientri, può veramente essere un qualcosa di importante. E allora andiamo a vedere con Coppola davanti, con Lisci, con Bollani. Sorrenti va un po' largo, viene ripreso dietro. E allora si interscambiano ancora le posizioni. Eccolo qua, Matteo Sorrenti, che in questo momento si trova in quinta posizione. La prospettiva, la visuale di tutti i piloti che stanno andando ad affrontare. Una caduta, attenzione, una caduta alle spalle. Poi andremo a capire, ad indugiare anche da parte di chi, forse in questo momento. È rilevante, ma bisogna capire anche dove è caduto, chi è caduto, perché è caduto e quando. In questo momento, però, andiamo on board con Sorrenti che si trova ad affrontare l'ultimo dritto, quello che ci consegnerà la fine del primo giro. In questo momento, Sorrenti è chiaramente e visivamente campione. Quando siamo a 2 secondo giro, Bollani ha scavalcato proprio Sorrenti, sono molto amici, hanno parlato tantissimo prima della gara, ma c'è stato veramente, si è respirato un bellissimo clima anche tra Zannoni, ad esempio, e lo stesso Sorrenti, che sono poi coloro che battagliano e battaglieranno per la vittoria finale. Probabilmente lo faranno anche l'anno prossimo con Lisci, con Bollani. C'è veramente un gran bel clima. C'è un Coppola che all'inizio della gara diceva: sono venuto qui per giocarmela perché è un allenamento. Ma quale allenamento? Poi a un certo punto ha detto: questi spingono come dei dannati. Le condizioni in pista chiaramente sono cambiate. Zannoni, lo vedete in questo caso, è un po' attardato e ha problemi perché non riesce a salire su in maniera feroce, in maniera forte, e ha urgente bisogno di scavalcare qualche pilota almeno per costruirsi una chance per rimanere lì con gli altri. Con Sorrenti che va lungo, che va largo, che cerca di prendere la posizione su Bollani, non ci riesce. Quello qua Bollani che si difende a denti stretti. Sorrenti che si appaia, eccolo lì il sorpasso da parte di Super Mattia Sorrenti, che forse qua va largo, no, riesce a pinzare benissimo, rimane in scia, rimane in traiettoria. Allora si mette secondo, va quarto Bollani, sale anche tra poco Stringhetti, che sto vedendo che inizia a fare dei buoni tempi dalla sesta posizione. Eccolo qua il gioco di scia con Bollani che prova a prendersi la posizione. Forse ci riesce, forse no. Allora le immagini vanno ad indugiare anche sui piloti nelle retrovie che stanno andando ad affrontare il lungo rettilineo. Tra poco andremo con quelli davanti che affrontano la chicane. Prima di entrare, eccoli lì. Guardate come vanno, che belli. La perfezione, la 300 Super Sport. Che belli che sono. Guardateli lì. Vanno praticamente tutti quanti appaiati, tutti quanti sul rettilineo. E occhio perché dietro iniziano a riavvicinarsi. Non riesce a scappare Coppola. Non riesce a scappare Lisci che si è messo secondo, anzi Agazzi che si è messo secondo, non riescono a trascinare, a trainare il gruppo. E allora, quando siamo a 3 su 11, la situazione può iniziare anche un po' a delinearsi, non definitivamente, ma possiamo iniziare ad avere non tanto qualche risposta, ma qualche certezza, cioè che il gruppo davanti forse non ne ha per scappare. Non ne hanno per scappare. Allora guardate qua Zannoni, è una rimonta però veramente veramente complicata la sua, È una rimonta che richiede del tempo, richiede dell'energia, richiede della forza. Giacomo Zannoni ce l'ha sicuramente. È una situazione estrema per lui, perché estrema era la posizione di partenza, perché c'è stato forse un problema in fase iniziale, non tanto a Giacomo quanto a due moto che sono entrate in collisione. Lui è rimasto coinvolto in parte in questa collisione e allora è veramente complicato salire su con Stringhetti che sta cercando di forzare
la mano, ed è una distanza che adesso inizia a diventare importante, 4 secondi tra Zannoni e Sorrenti, che sono coloro i quali si giocano qualcosa. C'è anche Bollani che si sta giocando una posizione importante per arrivare a podio. Intanto il rettilineo, e qua sul rettilineo vedrete scie contro scie con Bollani. Andiamo on board con lui, vediamo cosa riesce a fare Bollani, se riesce ad avvicinarsi, no, perché mi sembra abbastanza lontano dal gruppetto dei quattro. Però attenzione, perché poi spunta sempre, oppure c'è qualcuno che magari può compiere qualche errore. Vediamo, Bollani resta in scia, li guarda, aspetta, bene, bene così, non succede nulla. Intanto stanno salendo su Cervioni, se non ho visto male, con Stringhetti e con Zannoni, e mi sembra che Stringhetti stia forzando in maniera importante il momento, e se lo sta trascinando anche dietro lo stesso Zannoni. Bollani intanto prova ingresso, sorpasso da parte di Davide Bollani, che si rimette in quarta posizione. Davanti Coppola sta comandando anche in maniera abbastanza autonoma, tranquilla, ma c'è sempre questo sospetto che i piloti dietro stiano aspettando e vedendo. E chiaramente dobbiamo anche metterci nei panni di un Sorrenti che ha avuto a che dire in questo campionato, che ci ha detto: io chiaramente a un certo punto dovrò farmi qualche calcolo, e in questo momento Sorrenti è anche in grado di potersi fare qualche calcolo. Rischio, non rischio? Certo che se poi non rischi e finisce che Zannoni te lo ritrovi lì alle spalle, può succedere di tutto, perché la 300 questa è. E allora aspettiamo, perché Bollani cerca di riprendersi la posizione, non ci riesce, rispedita al mittente, curva, e allora si va sul rettilineo, tra poco, altra curva. Guardate che movimenti, che eleganza, bellissimi. Tutti quanti i piloti là davanti che stanno cercando di dare un grande spettacolo, adesso sono i magnifici 5. Lisci mi sembra che sia scalato in posizione in quarta, guardate lì il sorpasso di Agazzi che si mette davanti a Coppola, con Sorrenti che effettivamente sta davvero guardando. Attenzione qua al gioco delle scie, perché Sorrenti potrebbe trovarsi in prima posizione addirittura, se riesce a sfruttare bene la scia. Vediamolo, sì, si trova primo Sorrenti in questo caso, doppia scia sfruttata da parte di Sorrenti, doppio sorpasso con Zannoni dietro che sta cercando di rinvenire, con Cervioni e Stringhetti che stanno cercando di ricompattarsi col gruppo. Tra poco chicane è in missione nel quinto giro su 11. È una sofferenza immane, soprattutto in questo momento, con Sorrenti che addirittura va davanti. Guardate che belli, che bello il movimento, molto dinamico. Bollani si trova secondo in questo momento, ha sfruttato benissimo le scie Bollani e si trova secondo, potenza allo stato puro, bravissimo, grinta, sorpassi, ma che bella gara che stiamo vedendo. Siamo quasi a metà, anche perché tra poco ci troviamo a metà gara, e Sorrenti, occhio che prova ad allungare un pochino. Cosa sta facendo gli sci? Noi ragazzi, ha alzato la mano come per dire vai, vai, vai. Non abbiamo capito il motivo di questa mossa da parte di Agazzi. Lo capiremo adesso se ha qualche problema. Noi siamo francobollati. Bollani intanto scavalcato da Sorrenti. Sorrenti secondo di nuovo. Davanti c'è Coppola nuovamente, che è stato bravissimo, chiaramente indugiando un po' in tutti quanti i settori della gara. Non possiamo, anche volendo, capire dove avvengono dei sorpassi, è complicatissimo. Bollani, Sorrenti in questo caso secondo, terzo Bollani. Bollani prova ad infilare Sorrenti, non ci riesce, ma davanti si è messo in questo momento il buon Alfonso Coppola, che ripeto e ribadisco essere una wild card, quindi in questo momento finisse così è Sorrenti che vince, chiaramente di forza, di impeto, di grandezza, si prende i 25 punti. Occhio però, perché il ritmo di quelli davanti sta favorendo quelli dietro, e in questo momento eccolo qua Lisci che prova, vediamo il sorpasso, no, non ci riesce. Occhio perché stanno salendo su tutti quanti e sta trascinando il gruppo, anche Zannoni in questo caso sta provando a rientrare in qualche maniera. Siamo a 6 su 11, 5 giri alla fine. E adesso vediamo, perché davanti di nuovo c'è Bollani che ha passato Coppola, c'è Bollani che ha scavalcato Coppola con Sorrenti alle spalle, con il gruppetto, ripeto, Cervioni, Stringhetti che partiva dalla 17ª posizione, che sta salendo su fortissimo. E allora a questo punto c'è da domandarsi quello che può succedere, soprattutto in vista degli ultimi 5 giri, perché se quelli dietro ne hanno per poter stare con quelli davanti, allora potrebbe avere paura Sorrenti. Però il problema è che mi sembra che gli manchi quello spunto a Zannoni, mentre Sorrenti si rimette davanti, scavalca Bollani sfruttandone la scia, si rimette davanti, ma qui
è un gioco di scie continua, quindi bisogna stare attenti tra poco, quando ci mettiamo sul controrettilineo, e quando vai sul controrettilineo sono cavoli amari per tutti, perché o hai la potenza della moto oppure la scia delle moto dietro ti porta e ti fa finire in una situazione di difficoltà. Zannoni, guardatelo, effettivamente arranca un pochino Zannoni, e se Cervioni e Stringhetti stanno salendo su fortissimo è proprio Zannoni quello che sembra mancare un pochino. Allora andiamo adesso tra poco sul rettilineo con Bollani che spunta, scoda come un pazzo, e allora forse ha scavalcato nuovamente Sorrenti se non vedo male, perché quello davanti mi sembra essere Coppola che di nuovo sembra essersi impossessato della prima posizione. Tra poco vediamo questo un gruppetto alle spalle che si sta giocando posizioni differenti. Guardate qui, e no, è proprio Sorrenti davanti, che adesso sta iniziando a menare davvero le danze. Sorrenti davanti, Bollani, e si iniziano a staccare un po'. Guardate come arrivano forti gli incitamenti dalle rispettive scuderie. 7 su 11, Bollani non molla la seconda, Coppola si è messo in terza, forse sta aspettando, sta giocando al gatto col topo Coppola, e adesso qualche domanda però ce la iniziamo a fare, perché il gruppetto dei primi tre sembra che si sta un po' compattando e sta cercando di scappare. Il gruppetto degli altri invece mi sembra che palesi qualche fatica, ad esempio lì ci si gira Sorrenti in questo caso a guardare dove sono gli altri. Questa è una bella manna dal cielo, però non è Sorrenti, è Coppola quello davanti, e allora dobbiamo andare ancora a capire. Sì no, era Sorrenti, perdonatemi, mi sto veramente friggendo il cervello. Sorrenti, eccolo qua, ad esempio Lisci che è quarto, è lui che apre il gruppetto secondo, l'altro gruppetto. Bollani non molla la posizione a Coppola, Sorrenti anche qui però non riesce proprio a scappare, sono tutti quanti vicini, però qualcosina sta guadagnando. Lisci, Agazzi sta perdendo, Zannoni è rientrato nel gruppo, mancano 4 giri e qui o dà una zampata a Giacomo Zannoni oppure davvero Sorrenti potrebbe essersi preso la scena. Occhio perché Coppola ha passato Bollani, Coppola dovrebbe aver passato Bollani, e allora adesso dobbiamo andare a vedere, ad indugiare nuovamente. Sorrenti si gira in rettilineo per guardare dove sono gli altri, perché ha capito che fondamentalmente lui cerca con lo sguardo probabilmente Zannoni, non lo vede, si rassicura, e a questo punto magari quei calcolini di cui parlavamo, di cui abbiamo parlato con lui in fase pre, in il sabato anche delle interviste, potrebbe cambiare tutto. Occhio perché Bollani è salito su Sorrenti, Bollani su Sorrenti, si mette di nuovo davanti Bollani, incredibile gara da parte di Davide Bollani che sta facendo veramente tutto quello che si deve per poterla vincere. Bollani, Sorrenti, Coppola davanti, Lisci dietro, Agazzi, e attenzione a Cervioni e Stringhetti con Zannoni che stanno salendo su fortissimi. Anche Zannoni adesso mi sembra aver messo nel mirino i rispettivi dirimpettai. Sorrenti passa Bollani in questo momento, 3 giri dalla fine, lo ribadisco, più o meno 10.000 metri al termine della gara. In questo momento Sorrenti è campione, 110 Sorrenti, 104 Zannoni, 89 Bollani. Non riuscirebbe, nonostante una grande gara Bollani, anche se terminasse così, ad arrivare davanti a Zannoni, ma ci aveva detto essere carico per provare a vincerla, per provare comunque ad arrivare secondo, vista la qualifica abbastanza disastrosa da parte di Giacomo Zannoni, la pioggia, un weekend davvero tormentato per lui, ma ci sta provando in tutte le maniere. Lo sappiamo che il futuro a venire per questi ragazzi, sono dei ragazzi veramente fantastici. Coppola sta guardando alle spalle, io continuo a pensare che Coppola non stia non infierendo ma stia studiando la situazione, perché non lo vedo così lontano ed effettivamente è lì. È lì che guarda, aspetta, cercherà di agire, ma probabilmente verso la fine. Sorrenti ancora davanti, Bollani sfrutta la scia, gli si rimette davanti. Intanto le telecamere vanno ad indugiare un po' su diversi piloti, abbiamo visto passare tanti di loro che si stanno contendendo una posizione in maniera interessante. Ancora Sorrenti, ancora Bollani, Bollani lo ripassa, si rimette davanti con la numero 7, carina numero 7. Ricordiamo che Bollani partiva dalla sesta posizione. Zannoni con Cervioni e Stringhetti, però vedete che si è compattato in maniera incredibile il gruppo. Bollani, Sorrenti, e adesso sono ancora più vicini, mancano 2 giri. Mi sembra che il ritmo che non riescono ad avere quelli davanti continui a perpetrarsi, e alla fine hanno fatto in modo che potessero rientrare quasi tutti. Il gruppetto dei 5 dietro però fa veramente fatica. Giacomo Zannoni non riesce a venirne a capo,
di questa gara, ci sta provando in tutte le maniere, sta forzando, e dire che avrebbe anche lo spazio per avvicinarsi, ma si avvicina e poi non riesce a dare un segnale, non riesce ad essere quello che è sempre stato su altri circuiti, quello che è riuscito a dare in altri circuiti. Ci sta provando comunque, questo è un dato di fatto, non sta mollando nulla. E allora adesso andiamo a continuare a capire, continuiamo a vedere quello che stanno facendo i piloti, continuiamo a scorgere come si sono avvicinati tutti quanti praticamente, come si sono davvero compattati i piloti tra di loro. Ed allora c'è Bollani che va interno, Sorrenti, Coppola. Io penso che Coppola adesso le abbia messi però nel mirino, io sto vedendo Coppola che sta cercando di serrare le fila, e siamo sicuri che Coppola proverà a farlo, proverà assolutamente a serrare le fila. E Sorrenti, mamma mia, prende una scia meravigliosa Sorrenti, prende una scia meravigliosa e se ne va. Bravo Sorrenti, ancora con Bollani, eccolo Coppola, Bollani, vediamo che prova ad entrare su Sorrenti, non ci riesce, tra poco è 10 su 11, tra poco è 10 su 11, tra poco è veramente celestiale, è fondamentale per Mattia Sorrenti non vedere lì vicino a sé il suo amico Giacomo Zanoni, che è lontano, è davvero lontano Zanoni, mi sembra non averne per poter rientrare. E allora è una situazione abbastanza on fire per Mattia Sorrenti. Davanti c'è Davide Bollani, vediamo ancora, stringe Sorrenti, Bollani non lo fa passare. Sto perdendo la voce, ragazzi, mi avete veramente fatto perdere la voce quest'oggi, ma siete stati commoventi, eccezionali per tutta quanta la competizione. Lisci intanto risucchiato da Cervioni & Co, lo sapevamo, Lisci era un altro di quei piloti che avrebbe voluto dare del suo, avrebbe voluto provare a fare tanto in questa stagione, purtroppo c'è stato quel problema a Magione, da lì è chiaro che quando hai la competizione dove vai a fare 1-0 è quasi poi impossibile rientrare nell'otto dei vincenti. 10 su 11, Sorrenti ancora dietro, naviga vista su Bollani, lo guarda, Bollani allarga il piedino per fare la curva e tra poco ci si mette nel rettilineo. Quello che ha dato tante gioie a Bollani sino ad adesso, quello che ha dato tante gioie anche a Mattia Sorrenti, che proverà a puntare Bollani, vediamo se gli sfrutta la scia, se lo passa, gli si appaia, e no, qui adesso aspettate un attimo, fatemeli vedere, fatemeli godere questi ragazzi, 10 su 11, Lisci con Cervioni e Stringhetti che hanno preso quota. Allora attenzione perché vanno ad affrontare praticamente l'ultima curva, quella è Nicolò Lisci che sta combattendo con Agazzi, lo vediamo davanti. 11 su 11, final lap, eccoci qua, ci siamo arrivati, il gran ballo sta per terminare. Sorrenti, Bollani davanti, vediamo quello che succede. Ormai però per Mattia Sorrenti davvero la luce sembra essere la vicina, è veramente ad un passo dal poter prendere di forza, di peso, di impeto la vittoria finale, mentre la mia voce è andata a farsi benedire, mentre Coppola sta cercando anche lui di rinvenire forte su tutti gli altri, mentre Zannoni è rientrato in qualche maniera, Bollani con Sorrenti che si gira, gli dà la scia, ma va Sorrenti ancora, sempre lui, sempre Mattia Sorrenti, un lucido Sorrenti, gara veramente veramente intelligente, è stato davanti, ha badato al gioco di scie, se le sono date di santa ragione, largo Stringhetti, vediamo Zannoni se prova ad entrare in qualche maniera, forse ci riesce, ma chiaramente le telecamere non indugiano su di lui. Bollani, vediamo, si appaia a Sorrenti, occhio perché qua traiettoria molto interna da parte di Bollani che forse ha scavalcato Sorrenti, sì, eppure Coppola si prende la seconda posizione, attenzione, Coppola però sappiamo essere una wild card, sfrutta la scia Sorrenti su Coppola, vediamo, si mettono giù, occhio perché Coppola non fa passare Sorrenti, non riesce a sfruttare la scia, allora attenzione a Sorrenti che prova addirittura ad entrare su Bollani con un triplo sorpasso, con di qua il buon Sorrenti, vediamo chi è che c'è, chi è che passa, è passato Coppola, Sorrenti secondo, terzo Bollani, siamo praticamente alla fine, eccolo qui, va a vincere Alfonso Coppola, vince Coppola, secondo Sorrenti, terzo Bollani, quarto Zannoni.
Mani che completa una grande rimonta ma che non basta. Vince Alfonso Coppola, secondo Sorrenti, terzo Bollani, quarto Zannoni. La cosa importante per Sorrenti è che si laurea campione della 300 classe Viva Super Sport. A tra poco per le interviste. Al volo, dai, ve le siete date davvero di santa ragione. Bravi, complimenti, è stata una bella battaglia ed è molto bello vedervi così. Sì, bellissimo, è stata una bellissima gara, mi sono divertito davvero tanto. Ringrazio il team, i genitori e i miei sponsor, grazie mille. Allora Davide, com'è stata sta battaglia? È stata una delle più belle gare che ho fatto e veramente sono contentissimo. Un terzo posto ci voleva in quest'anno. Veramente contento, ringrazio gli sponsor, la famiglia e tutti quelli che mi sostengono. Complimenti ancora. Grazie mille. Giacomo Zannoni cede questa battaglia con l'onore delle armi, le hai veramente provate tutte, è stata una battaglia bellissima. Partendo nono è stato difficile perché al primo giro sulla curva veloce due si sono toccati e sono andati in terra e mi hanno toccato l'anteriore, ho perso il distacco. Li stavo andando a prendere e vabbè, però almeno ho perso con stile. Stacchi sempre fortissimo, hai fatto delle entrate veramente che dicono il talento c'è. Ci riproviamo? Ah sì, l'anno prossimo vorremmo ritornare al MES e cercare di vincere e se c'è anche lui cercare di batterlo, bastardo. Ciao. Bravo. Ma pure chi veramente la tua età. Siete stati fortunati, però. Perché al primo giro. E allora non poteva esserci un epilogo migliore, non tanto per il tuo risultato, del quale già dalla faccia vedo non sarai contento, ma per la bella battaglia del quale sei stato protagonista. Sì, dai, bella battaglia con i primi 7 autopiloti. Però dai, in curva facevamo e anche in staccata tantissimo la differenza. Però dai, la 300 si sa come sono queste gare, va un po' fortuna, però dai, sono contento del lavoro svolto, dei tempi, di come abbiamo lavorato quest'anno col team. Ecco, anche perché tu rientravi da un infortunio abbastanza pesante. Sì, qua avevo già una commozione cerebrale, poi infatti non ricordo niente ancora di quel weekend. In più metatarso rotto, quindi dai, fa bene sapere che si può stare là davanti.